Buongiorno a tutti, da Murcia è il freddo, direi che si capisce dall'abbigliamento. Abbiamo fatto già briefing e tutto del lavoro del camperozzo da fare e stiamo iniziando già, abbiamo comprato un po' di materiale che mancava. Inizio a preparare l'attrezzatura, questo è il mega laicone dove andremo a fare il tutto. Andremo a mettere un pannello da 200 watt, 4 pannelli da 100 watt, 6 kW di batterie, solo che poi tra problemi tecnici nostri e loro per tempi di viaggio, l'inverter non arriva in tempo, lo monteremo quando ci rivediamo in Italia che loro sono di rientro e lì metteremo l'inverter che è l'ultimo pezzo, però già qua mettiamo DC-DC, tutto tranne l'inverter, tranne la 220. Il mezzo è nudo e crudo perché non ha pannelli solari, non ha niente, è perfetto tra l'altro perché è nuovo, loro l'hanno appena acquistato ma sembra appena comprato, non preso di seconda mano. Un super affare. Ora iniziamo a fare qualcosa perché c'è del lavoro da fare. Facciamo vedere il tetto dell'Icone dove iniziamo a fare lavori. Nudo e crudo, mai messo un pannello solare. Io ora già qua ho tolto una sbarra che c'era a portapacchi che non serviva più, cioè non serviva e mi ostruiva a me per i pannelli. Dove ho i piedi io? Andiamo a mettere quello da 200. Qui un altro da 100, qui un altro da 100, qui un altro da 100. Lì si toglie l'antenna e ce ne va un altro da 100 là. Tanto quella non la usano più e mantengono la parabola. Iniziamo a fare un po' di roba. Ok, tolta la sbarra, ho messo dei plexiglass. Qua c'erano delle vene che non mi piacevano, quindi l'ho coperto così. Qua idem, ora andiamo a mettere sul pannello. Balla. Vieni su. Primo posizionato, ora il mini bro va a prendere un po' di nastro da mettere sugli spinotti perché non facciamo subito il collegamento. Non dovrebbe piovere, ma guardando un po' di sole a catinelle, di nuvole a catinelle che ci sono là, anzi di là ancora peggio, direi che è meglio prevenire che curare. Ora, il primo è messo, altri pannelli non ne abbiamo, però mi inizio a fare già il passaggio cavi, tolgo l'antenna, metto la scatoletta, fisso tutto, così poi bisogna solo attaccare gli altri pannelli e fare il collegamento. Questa va eliminata, inizio a scendere quei cavi, arrivo dove devo arrivare per fusibili e regolatori e vado avanti, in modo che qua è già poi preparato per mettere il pannello lì, il pannello qua, l'altro pannello qua e l'altro pannello là. Vamo. Pannello messo, tolta l'antenna, fissata la scatola di derivazione dove passeranno tutti i cavi, ho usufruito del buco che era preesistente dove passava l'antenna così non abbiamo fatto ulteriori buchi. E vi faccio vedere anche i dettagli della precisione dove devono esserci, anche se siamo sul tetto. Qui c'era il buco dell'antenna, abbiamo utilizzato lo stesso buco per non farne altri. Fissata la scatoletta con messi sui passacavi. Non so se si vede in controluce perché c'è un po' di sole. Di qua si vede meglio. Quando anche le scatolette vogliono essere attaccate bene, I dettagli fanno la differenza, non è solo attaccare pannelli e collegarli a un regolatore. Andiamo avanti. Allora, suonata la campana, siamo tornati a siamo venuti a mensa. Cosa offro la mensa oggi? Mensa, oggi dei poveri. Vabbè, oddio, a me piace invece questa mensa. Spezzatina al sugo con le patate. È venuto voilà. Anche una bomba, perché l'ho già assaggiato. Voilà. Insalata russa fatta da me. Insalata russa della Jessica. E sotto ci sono le melanzane. Oggi proprio lusso qua, cioè cucinato, c'è la batteria piena. Cioè, Alex, accendi boiler. Ok. Oh, amico, devono stare a riposare. Buon appetito a tutti. Ah, dopo mangiato, io e Christian siamo andati a continuare a far passare due cavi. Non ve l'ho fatti vedere perché tanto non abbiamo fatto niente di che. Abbiamo tirato giù i cavi, li ho fatti passare sotto il doppio pavimento e siamo arrivati dove, diciamo, andranno poi i regolatori. Ho interrotto perché poi era tardi, sta iniziando a far freddo, c'era buio. Andiamo ora a fare un po' di compro, un po' di acquisti, un po' di cose. Domani smonterò il sedile, fisso tutti gli elementi in parete e poi si inizia con i collegamenti. Ora andiamo a svagare un po' la mente e togliere i pensieri dalla testa. Giusto? Giusto. Bernice se ne batte Belin. Dorme. E Pippo invece cosa fa? È tutto il giorno che mangia Pippo. Difatti guarda, è più largo che lungo anche tutto sto qua. Tutto il giorno che mangia. Monnello. Dai che andiamo a fare le commissioni e poi esci di nuovo, Ok? È stato tutto il giorno fuori. E vabbè, però deve stare col suo papi. Ah, poverino. Sì, mio bambino. Ah, ok.
che è stato fatto sogno brutto che lo davamo via, che proprio lo rivolevo, l'ho ripreso, il mio bambino. Ma potevi lasciarlo dov'era, magari stava meglio. No, il mio bambino sentiva la mancanza del suo papà. Ti chiamava papi! Il mio bambino in lontananza. Bene, siamo venuti al Decathlon a prendere solette per le mie scarpette, perché erano arrivata la frutta e quindi solette nuove. Queste qui che sono memory, sono belle sofficiose, speriamo che vadano bene. Jessica ora le taglierà e vediamo se vanno bene, se non è colpa sua. Beh, cerca una maglia, cerca qualcosa per te. Hai detto che hai bisogno di maglie, poi se no dicono che non ti compro mai niente. No, vabbè, roba ne ho, mai che sono senza roba. Arrivati al centro commerciale, Jessica ci riprova a cercare qualcosa di elegante, ma poi farà la fine dell'altro giorno che non compra niente. Come sei? Invece il mini bro ha speso. Ho preso la maglia per te. Berrettino della New Cercavo York. Cercavo da 20 anni. 40 euro un berretto? No, 39. 38,99. Manca un centesimo e 39. Mi sono pagato con i miei soldi poi. Ho capito, ma sempre 40 euro di berretto sono. Vabbè, questa non è malvagia da me. No, un infuso, un tacco, un po' elegante. Quando te li metti? È carino però. Comprala, cosa ti devo dire? Anche per il battesimo, questo andrebbe bene. Brava. Niente, avevamo trovato le magliette ma c'era troppa coda. Ora la opzione è andare in giro per i negozi e guardare prima se c'è coda, prima di comprare. No, qui non ce n'è tanta. Sono da uomo. C'è coda qua, perché sennò no. No, non ce n'è tanta. No? No, direi che non c'è tanta coda, quindi puoi comprarla. La prendo io questa qua con leoncino e la leonessa. Sì, che carino. Ma è da dove donna? Vai in giro così? No, ma è da uomo. Ma cosa dice da donna? Ah, no. Ma sì. Sono da uomo queste. Beh, Dio. I brillantini. Da donna, da uomo. I bambi? Prendiamo queste e prendo. King. Questo è piccolo. XL. È piccolo. Oh, non sono così grasso. No, ti dico che questa è piccola. È piccola. Sì. Calza piccola, perché non perché sono grasso. Guarda se c'è una 7XL. La vuoi questa qui? Che sì, capisco. Prendila. Quindi dopo io la magliettina, Jessica ce l'abbiamo fatta? Perché tanto non c'è coda. E invece il mini bro cosa ha preso anche? Elegante, però non so che quei pantaloni abbinarci. Cioè, il costume, tanta estate. Pantaloncino. È vero. Tornate alla base, tardissimo. Facciamo cena. Il Cri si mangia lo spezzatino che ha avanzato. Noi abbiamo fatto, Jessica ha fatto un'insalatina, c'è questo prosciuttino buono da mangiare, l'insalatina russa, le melanzane. Facciamo un po' light stasera noi. Iniziamo la giornata con l'ultimo componente che mancava per fare il montaggio dell'impianto AI. Signori del Canada, io sono già andato avanti con tutto e ho fatto tutto e manca solo questo. Non ve l'ho fatto vedere perché è una menata come sempre, poi rompiamo le scatole. Quindi ora montiamo i pannelli col Christian, vi faccio vedere il lavoro finito, di tutto un refresh, così li possiamo spedire in Canada. No, tornano, vanno giù verso l'Andalusia. Poi ci rivediamo in Italia perché l'inverter non arrivava in tempo, quindi glielo monterò in Italia. E niente, poi dobbiamo fare un po' di cosine, devo fare un po' di cosine su casa su quattro ruote per passare l'ITV, la revisione, e poi ci mettiamo in viaggio anche noi. Vamo! Allora, pannelli montati. 100, 100, 100, 200 e 100. Totale siamo a 600. Buona! Questo è il quanto. Ora vado giù, guardiamo che tutto lavora e siamo a cavallo, lavoro portato al termine. Il boss qui ci ha aiutato, ora mette a posto il tutto lui e io finisco di controllare tutti i settaggi dei regolatori, che sia tutto ok. Lavoro direi ordinato e pulito come sempre. Scendiamo coi piedi per terra ora. Ok, tutto messo in funzione, tutto regolato, tutto a posto. Ora vi faccio vedere l'interno della parete com'è. Manca, vabbè, giusto l'inverter perché non c'erano i tempi tecnici, ma si monta dopo e lo vedremo assieme. Ora vi faccio vedere il tutto. Lato passeggero del sedile e abbiamo messo tutto qua nella parete. I due DC-DC, il regolatore solare che fa i quattro pannelli da 100 watt e il regolatore più piccolo che fa il pannello da 200 watt. Bus bar. Tutti i vari fusibili, abbiamo già messo anche quello per l'inverter, così c'è già poi quando si metterà l'inverter che prenderà questo posto di qua. E boh, qua poi va qua sotto che si unisce
sullo staccabatterie principale che toglie la 12 volt al camper. E ora vi faccio vedere sotto la dinette dove ci sono le batterie, che ognuna c'ha poi il suo staccabatterie dedicato per spegnerle se si ferma il camper x tempo, x mesi, si può scollegare tutto. I due staccabatterie delle batterie e lo staccabatterie della 12 volt. Poi se si vuole, nell'armadio, che ora ve lo faccio vedere, ci sono i fusibili dei pannelli, si possono disarmare anche loro in modo che si toglie completamente tutta la corrente del camperozzo. Andiamo dentro. Qua sotto la dinette abbiamo messo le due batterie 300 A l'una, lì c'è lo shunt che gestisce il tutto, c'è il monitor della Victron per vedere quello che entra e quello che non entra. In questo momento le batterie sono praticamente piene, stanno entrando 19 A dai pannelli solari e questo è il tutto. Ah, nell'armadio qua abbiamo tutti i fusibili dei pannelli solari, che se uno vuole disarmarli per qualsiasi motivo sgancia, e abbiamo tolto tutta la corrente dal camper, dai pannelli, dagli staccabatterie delle batterie, dalle batterie e dallo staccabatterie del sedile lato passeggero, la 12 volt completamente dal camper. Bomba! Anche qua abbiamo tirato fuori un bel impiantino. Ora ho spiegato tutto come funziona. Torniamo alla base. È pronta la pappa, mi hanno detto, quindi andiamo a vedere cosa ci hanno preparato. Farfalle al sugo con le tagiasche. Era già un po' che non le facevo. Ti mancavano le olive tagiasche, eh? Sì. Ho fatto un pomodorino. Wow. E tu lì cosa fai, Besugo? Monnello. Beh, mi si è fatto la notte, eh? Sì. Si è svegliato, ha aperto gli occhietti. Ciao, amore. Perché ne sa che la prendi io. Non mi prendere in giro, che sto riposando. Lasciami stare e basta. Buon appetito, mangiate, non mi rompete le scatole a me. Buona mangiata, abbiamo mangiato. E abbiamo fatto piatti e tutto quello che c'era da fare. Ora andiamo a fare una mezza lavatrice, così lavo anche tutta la roba da lavoro mia, in maniera che, visto che ora teoricamente c'è un po' di vacanze in mezzo, oddio, laviamo la roba, ma poi vabbè, no, al camper non devo fare niente che sporco più di tanto, devo togliere le lampadine a led, quelle cavolate lì per la revisione, e niente, devo prendere l'appuntamento per fare la revisione, quindi facciamo lavatrice, ritiro dei pacchi Amazon, così dai signori che sono il tappo del gasolio, e dei faretini che hanno voluto prendere su Amazon con le prese USB che se le mette nel lettino. Poi portiamo, devo portare due pacchi a ritirarli. Poi portiamo il mini bro nell'altro centro commerciale dove abbiamo visto, dove ha visto dei pantaloni che gli piacevano e se li vuol comprare. Guardate come i new brothers, valigetta lì appesa, eh? Che outfit! Berrettino, voi ditemi se è normale andare in giro col berretto con i prezzi ancora attaccati. No, l'ho tolto oggi. Perché dice che bisogna andare in giro con le etichette. Questa roba che entri in un altro negozio pensano che l'hai preso lì dentro e te ne stai andando. Jessica ha portato Bernice a fare pipì e popò. Il pipotto l'abbiamo messo in gabbietta con la sua mela e i suoi crocchini. E partiamo. Non si capisce bene sta zona, perché c'è negozi che tipo quel Iperasia che sta chiudendo, questa roba 10 centesimi. Però poi continuano a costruire. Boh, non capisco. Non sembra questo centro commerciale che lavori tantissimo, Thunder. Perché poi alla fine fai 2 chilometri di là a piedi. C'è un altro mega centro commerciale che c'è, fan di tutto. Non so che criteri usano. Arrivati sotto col centro commerciale. Ho messo la roba in lavatrice, sono della Miele, le lavatrici. 7,90€, 15 kg. E poi dovrebbe essere 20 minuti. 3€ per asciugare. Ora, sempre qua sotto nei garage del centro commerciale andiamo a ritirare i pacchi Amazon. Che però da qui non so come arrivarci, quindi o torniamo su. Ah, forse sì, laggiù in fondo, sì, l'abbiamo fatta la trova, sì, laggiù in fondo. Forse ci arriviamo anche da qua, se no giriamo, tanto abbiamo 40 minuti da aspettare. Nell'attesa abbiamo trovato, abbiamo ritirato i pacchi, poi facciamo un giro a cazzeggio. Abbiamo trovato le poltrone Aria Relax, 1€ 4 minuti. Mi dici 20 euro? Vado? Vai. Va? Fa qualcosa? Parto. Sì. Ah, finiti 4 minuti. Mettiamo altri 10 euro. Ci voleva. È una cagata pazzesca, però sono 4 minuti che ti rilassa. Quindi ci sta. Ogni tanto bisogna fare anche queste cose, ragazzuoli, se no mica bisogna sempre solo lavorare o faticare. Anche se Jessica, poveraccia, in questa qua le ha mangiato lei.
Ah, è rimasto lì proprio. Qua dentro. Questo non si schiaccia. Tornati dalla lavatrice. 8 minuti, ma come? È suonata la sveglia che doveva essere finita. Vabbè, aspettiamo 8 minuti e poi andiamo in asciugatrice. Inizia la solita menata, l'asciugatrice è finita, pieghiamo il tutto. Pantaloni con siliconatura incorporata ce li ho solo io. Buena, roba piegata e messa a posto, torniamo dal camperozzo, diamo i due pacchi ai signori, poi dobbiamo fare carico e scarico, andare a portare indietro i pacchi, Cristian è andato a prendere i pantaloni, ce n'è di cosa da fare. Buona, siamo partiti, siamo venuti a fare la devoluzione Amazon, perché i pacchi coordinato erano un tappo del gasolio dell'Iveco, ma non andava bene, e anche i due faretti dovevano essere con l'USB e non ce l'avevano. E in più i protettori dello schermo degli orologi. Andiamo a devolvere tutto. Anche carico e scarico l'abbiamo fatto. Jessica e Christa si sono docciati mentre eravamo sul carico e scarico, tanto non c'era nessun altro ad aspettare. Così abbiamo il pieno di acqua, le docce fatte, e ora andiamo al centro commerciale. Il Christian si deve prendere i pantaloni, non so che pantaloni siano, ma se li compra con i suoi soldi, quindi... Come li faccio vedere? E poi ci andiamo a mangiare una bella pizza lì nel centro commerciale, in un locale che abbiamo visto. Quindi, acquisti fatti, bro. Maglietta nera con logo e i pantaloni. La scritta va dietro o va davanti? Davanti, davanti. Rigorosamente. Cosa c'è scritto? Boh. Eh? Non so cosa. Ah, ok, da, è solo perché erano belli. WOR sperando... C Work W Work U I Vabbè. C'è scritto. Va per la doppia. Ora mi ammagnava. Siamo arrivati nel localino e come vedete alle mie spalle c'è il nome. Se non sbaglio. Sì. No, posso morire sì, ma non di fame. Il posto si chiama Grosso Napoletano. Ora ordiniamo la pizzetta e poi ve la facciamo vedere. Forno vero a legna. E alla fine io prendo la pizza che si chiama la Grosso, che è una capricciosa con base di pomodoro San Marzano, prosciutto cotto, salame napoletano, carciofi, olive, leccino, mozzarella fiordilata e albahaca. E Jessica prende una diavola e ce le smezziamo. E il mini pro cosa prende? Prosciutto e funghi. Prosciutto e funghi, come sempre. E non c'era altro, mi piaceva. Vabbè, prosciutto e funghi il mini bro. Aspettiamo la cameriera e ordiniamo. Eccola. La diavola di Cree di Jessica. Così mi brucia il sederino. La prosciutto e funghi del Christian. E ora arriverà anche la mia. Che fai, la storia Insta? No, la foto. La foto? Poi di magna, bro, hai capito? La mangio tutta, cosa mi dai? Un bacino, visto che no. Dicono che non ti do affetto, ti no, faccio non li voglio, è un bacino in diretta davanti a voi. È un bacino. Quando arriva la mia ve la faccio vedere. Eccola che arriva. In live, in diretta, senza storia. Sì, grazie. Opa. Grazie. Ah, qui la tenemos. E ora la vamo a disfrutar toda comendola. Ah sì. Buon appetito. Quindi com'è? Le bon? Si fa mangiare, dai. Io ho la mia metà. Sono già pieno. Io mangio la tua metà e il mini brosso l'ho già sbranata. Ha lasciato i bordi, che in teoria dovresti mangiarle tutta. Non ce la fai. Vabbè. Non mi ispirano le. Cioè, no. No, niente. Fine di mangiare, va. Finito di mangiare, ci avviamo nella strada del ritorno. Alla fine abbiamo preso le tre pizze, tre Coca-Cola. Un dolce. Hai indovinato chi ha mangiato il dolce? Non io. Sì. 55 euro, giusto? Sì. 55 euro, direi che è buono, neanche 20 euro a testa, con un dolce, tre Coca-Cola, tre pizze va bene. Ora si torna a casa Alessio, c'è freddo fuori sicuramente. Buongiorno a tutti, dopo la pizzata
iniziamo una nuova giornata. Devo andare a prendere una lampadina H4 da mettere sul camperozzo, perché ho preso l'appuntamento per la revisione, ce l'ho domani. Oggi sarà la giornata di ansia. Devo togliere le lampadine LED, anche se sono quelle della Philips omologate, non vanno bene. Devo togliere il cinesino, perché qua in Spagna rompo i balle. Devo rimettere il tubo di recupero i vapori, anche se c'è il decantatore che non lo vogliono. Devi smontare mezzo. Devo controllare un po' generalmente tutte le luci, se funziona tutto. I freni sono a posto, le gomme sono a posto. E incrociare le dita. Niente, ora andiamo a prendere sta lampadina che mi manca. E gli zoccoletti cosa faccio? Li lascio anche quelli a LED o ci metto quelli gialli? Perché non so l'altra volta se te li hanno... Le lampadine di posizione. Te l'avevano così. Non mi ricordo. Ce li tolgo, tanto tiro giù il faro per fare il lavoro ben fatto. Che menata. Passa la fantasia. Abbastanza. Tutti gli anni la stessa. Se fosse almeno 2 anni come in Italia. Me madre. No, non mi conviene immatricolare l'italiano, perché ho chiesto di fare documenti, devo chiedere alla Ford, alla Trigano, alla C. Sembra che devo fare una lettera papale, allora lascio perdere. Non... Finché mi va lo faccio così. Quando mi stuferò lo farò italiano. Almeno ogni 2 anni. Buono, andiamo a prendere la lampadina dentro la Ushar. E poi iniziamo a farti lavoretti, così almeno abbiamo il camperozzo a posto. Poi vediamo se ci spostiamo alla fine dell'aria o no, rimaniamo qua, tanto domani... È uguale, va bene. Vediamo. Valentino 2.0 qua. 3.0, 4 non lo so. Però è bello. Questo è bello. Cavolo, spettacolo. Parlare il tedesco sarebbe bello farli. È su Basiveco, il tour. Tutti io tedeschi o francesi. E noi non parliamo nessuno del tedesco né del francese. Mega investimento per casa su 4 ruote, 3,65 euro da H4. Ne prendo tutte e due, almeno ce l'ho di scorta una. Che tanto poi metto quella LED, però. Tutte altre, c'è niente qua? Caricabatterie, booster, non c'è niente. Siamo noi che dobbiamo vendere. Che vendiamo noi a loro. Peggio i cristalli l'ho già messi nuovi, olio e filtro nuovo. Limpia parabrisa? Ce l'hanno i bottiglini quelli piccoli, o c'hanno solo taniche? Prendiamo uno piccolo, vediamo. 10,33 euro investiti su casa su 4 ruote. Ma abbiamo preso anche la carta. Come sempre, noi sedere. Facciamo andare parecchio. Mangiamo come dei budeghi. Quindi fai popò come i budeghi. Tanta popò, se tu la fai tanta popò. Se fosse per voi, puoi togliere anche il bagno nel camper. Ora torniamo indietro e ci mettiamo all'opera per sistemare il tutto, dare una bella pulita anche a casa su 4 ruote alla cabina, che c'è ancora il fango di Torremolinos. E via. Per fortuna, perlomeno anche oggi, una gran bella giornata. C'è ancora quell'aria frizzantina, frescolina. Ora ci cambiamo e andiamo avanti. Divisa messa, work in progress. Andiamo a lavorare. Cambiamo le luci, mettiamo il tubo, facciamo la gabina e dalla gabina veniamo indietro a fare tutti i lavori che c'è da fare su casa su 4 ruote. Tu cambiati, che c'è da fare, bro. Perché work in progress? Perché c'è, non è che c'è da sistemare solo i camper degli altri per pigliare la paghetta, c'è anche da sistemare casa su 4 ruote, it's free, gratis. Casa su 4 ruote si sistema da solo. Ah, da solo, fai clack, a posto. Sistemato. Vabbè, fallo. Che non fanno così e poi... diventa tutto... Noi invece siamo l'unico canale differente su YouTube. Non succede con noi. Con noi non succede niente. Dai, vamo, su. Solita musica di tutti gli anni. Tiriamo giù il faro, tiriamo via la lampadina LED, mettiamo la lampadina di posizione, tutto giallo classico. E poi quest'anno, se li trovo, voglio cambiarli sti fari, perché sono gialli. Voglio prendere quelli col fondo nero, più belli e nuovi. Andiamo avanti, cambiamo la lampadina e rimontiamo tutto. Lavoretti principali per la revisione terminati. Ora sto cambiando questo accendisigari, che è quello che c'è collegato alla retrocamera, che è questo, perché mi sta dando problemi, non mi carica più. Ne avevo già una lì dentro alla mia cassetta degli attrezzi, quindi la vado a sostituire. Almeno rimane sempre sotto carica la retrocamera sotto chiave, però ultimamente ho visto che mi si spegneva e non caricava. Dovevi sempre smanettare l'accendisigari. Originale Ford, c'ha 20 anni, 16 anni, ci sta. Buona, facciamo anche questa. Ok, ora proviamo a vedere se funziona e mettiamo una fascettina qua sotto i cavi, che rimangono belli nascosti. Poi sistemo anche qua un po' dall'amplificatore.
Finiti gli upgrade e gli aggiustamenti, ci sto dando una bella pulita alla cabina, perché c'era tutto il fango ancora di Torremolino, se non so si notava prima. Guarda ora che bella pulita che è la cabina, tutta bella linda. Ora ci diamo un po' di protettore al cruscotto, a tutto, e poi faccio i vetri dentro e fuori. Cabina terminata, ho fatto anche i vetri dentro e fuori. Guardate che bella che è. C'è solo una cosa però, che facendo il vetro da fuori mi sono accorto, non so se si vede, c'è il vetro spaccato qua, non, da fuori non si sente niente, appena appena, però si è criccato. L'ho sostituito anche questo, speriamo che domani non se ne accorgono alla revisione. C'ho anche qua una pietrata che è 5 anni, che c'è da quando ho preso il camper, era già così e l'ho sempre passata. Speriamo che domani non vedano questa, sennò mi bocciano. E tocca aprire il sinistro con l'assicurazione. Ora andiamo a magna. Pronta la pappa? Quasi. Allora rientro alla base. Con mio pappagallino qua. Dici cosa è cipolletta? Cosa c'è di pranzo? È un fatto, vabbè, le verdurine che me le sto mangiando praticamente tutte. E poi siccome c'avevo rimasugli di sughi, ho mischiato tutto, ho fatto... Panna, pesto, sugo. Tutte, sì. Mamma, mi segno della croce. Finito di pranzare, Pippo fa il monello come sempre. Piatti, piattini, yogurtino mangiato, ora facciamo un bel caffettino. Poi dobbiamo fare le docce perché dobbiamo svuotare la cisterna, almeno andiamo vuoti di acqua a fare la revisione. E poi, ah ecco, già che sono vestito da lavoro devo controllare lo scarico della doccia. Almeno. Ma comunque hanno avuto il coraggio, che non te l'ho neanche detto. Quindi lo diciamo in live. Te lo dico in diretta. In diretta. Hanno avuto il coraggio di scrivere in un commento. Era ora che Jessica facesse qualcosa che non fa mai niente. Di che cosa? Ha messo un commento, sono riusciti a dirmi. A me mi vengono a dire così. Cioè, ma io... magari era una battuta? No, no, era detta... Si vedeva che era detta come per dire che io non faccio mai niente. Mi piacerebbe fargli fare quello che faccio io tutti i giorni. A vedere, vabbè. Ma non bisogna fregarsene. Sì, chi ci vuole seguire ci segue, chi non ci vuole seguire che è pieno di canali da seguire di YouTube. No, allora. Non mangio da YouTube, quindi non devo fare il finto per crescere. Non faccio niente. Se evidentemente fa il doppio. No, evidentemente non ci segue. Perché... Come tanti che conosciamo di persona, ti seguo da una vita e poi ti chiedono come si vive alle Canarie, che è 3 anni che non ci siamo. Hai quasi l'impianta... tutti quelli che abbiamo incontrato. Hai l'impianta GM quando c'ho l'impianta litio che lo sanno. Nessuno sa niente, niente di che noi. Tu non bevi il caffè, bevi solo il nocciolino. Però ti dicono che ti seguono. Vabbè. Manco li pagassimo se sì, ci dicono. Sì, ma appunto, che ci non è che se perché mi dici che mi segui... Magari hai visto 2 video, boh, basta, cioè nel senso... Vabbè. Wow. Chiusa parentesi, pensiamo andare avanti per quelli che ci vogliono veramente bene e andiamo avanti per loro. E poi gli altri, chi vuole continua, chi non vuole scrivi, disiscriviti dal canale, e ce n'è pieno di canali. Ragazzi, guardate che mezzo che è arrivato. Wow, che spettacolo enorme, che spettacolo, è bello.